Torre del Greco è una delle realtà più importanti della regione Campania. Mi sembrava doveroso essere qui oggi come atto di omaggio alla città e ai cittadini. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto ieri pomeriggio in città a sostegno del candidato sindaco Luigi Mennella, a pochi giorni ormai dal ballottaggio che vedrà i torresi tornare alle urne domenica 28 e lunedì 29 maggio per scegliere il futuro sindaco. Gremita la sala del Corallo per ascoltare il suo intervento. Mare, porto, balneabilità, turismo e sanità, gli ambiti in cui investire risorse e realizzare progetti. Io sono qui anche perché Torre del Greco è Torre del Greco, non è una piccola realtà. È una delle realtà più importanti della regione Campania, che ha una grande storia e si cercherà ovviamente di costruire un futuro. Abbiamo in programma innanzitutto investimenti importanti che riguardano il porto di Torre del Greco. Dobbiamo recuperare area portuale perché lì si può creare davvero una nuova economia. Dobbiamo completare i progetti ambientali per i quali abbiamo investito risorse imponenti a Torre. La depurazione e la balneabilità del mare a Torre del Greco sono un'altra grande risorsa. E poi credo che dobbiamo sviluppare un progetto turistico importante. Torre è qui, ai piedi del Vesuvio. Deve, come dire, integrarsi con il flusso turistico di Pompei, dell'area vesuviana nel suo complesso. Abbiamo la Villa delle Ginestre, pensare che qui è stato Leopardi, abbiamo Villa De Nicola. Cioè è una città importante con una storia importante, dunque il mare, la balneabilità, i problemi ambientali da risolvere, un turismo da rilanciare, un ospedale da potenziare. Sono in corso in questo momento lavori importanti per il potenziamento dell'ospedale di Torre del Greco, che ha avuto un ruolo decisivo nella regione Campania nel periodo Covid. E dunque vi sono tutte le condizioni per costruire cose importanti a Torre. Presupposto ovviamente che ci sia un'amministrazione comunale che funzioni e che abbia la fiducia ed il rispetto dei cittadini. Tutto qui. Credo che il candidato Mennella sia, da questo punto di vista, di totale affidabilità e tale da garantire dignità e futuro alla città di Torre. Oggi pomeriggio il presidente della regione Campania è qui a Torre del Greco per prendersi dei seri impegni precisi sulla sanità. La regione sta vicino alla città di Torre del Greco, lo ha dimostrato con i lavori che si stanno facendo per il collettamento e per la balneabilità. Il presidente sta qui perché questo vogliamo, una città turistica. Il presidente sta qui anche per assumersi degli impegni sulla sanità. Ebbene sì, e noi che siamo parte di una filiera che è quella della regione, che è quella della città metropolitana, vogliamo un impegno da parte del nostro presidente affinché ci possa dare una carica particolare, ci possa stare vicino per una svolta definitiva per la città di Torre del Greco. Quali saranno le vostre richieste? Noi chiederemo chiaramente tutto ciò che riguarda lo sviluppo della città. Ti dicevo, i completamenti di lavoro per il collettamento che dovrebbe finire a marzo prossimo, quindi l'impegno per riportare il mare pulito nella nostra città, ma ci chiediamo anche, e voi sapete che la regione già sta lavorando sul progetto per renderlo esecutivo per il porto, quindi significa anche spostare la parte della cantieristica, spostarla sull'altro braccio e dall'altra parte invece creare un porto turistico ed anche, diciamo, aumentare la parte di spazi per i pescherecci e quindi immaginarsi anche una pesca turistica. Questo significa anche creare tanti posti di lavoro. Il candidato sindaco più votato al primo turno, mancano ormai pochi giorni al ballottaggio, come vive questo momento? Io tranquillamente, gli altri probabilmente con ansia, tant'è che mi stanno attaccando, insomma, cercando di portare in buon fianco. Io ho la coscienza a posto, dico ai cittadini, va bene, dai, non fa niente, va bene così, li guardiamo dall'alto verso il basso. Mi dispiace per loro, poveretti, che stanno usando queste, diciamo, strategie, queste cose. Io voglio stare tra la gente, continuo a lavorare per la città, li guardo dritto negli occhi e mi faccio anche un sorriso, in bocca al lupo, perché vinceremo noi.